Con la scheda prospettiva possiamo variare l'aspetto prospettico del nostro livello sorgente. Quando l'apriamo di default tutti i valori delle coordinate e dei punti di controllo sono tutti sull'1, ovvero non vi è alcuna variazione prospettica. I punti di controllo sono 4, ovvero in alto a sinistra, individuato nei punti x1, y1, in alto a destra x2, y2, in basso a sinistra x3, y3 e in basso a destra x4, y4. Praticamente, se qua noi andiamo a ridurre il valore delle coordinate in alto, a sinistra e a destra, li portiamo tutti solo ad esempio, li dimezziamo e invece sotto le aumentiamo, magari li raddoppiamo. Avremo questo aspetto prospettico, tipo la sigla di Saga delle Guerre Stellari.